Ciao a tutti amici di extremeordre.com, sono io e benvenuti in questa nuova video review. Oggi parleremo dello Shuttle XS35V4, si tratta dell'ultimo nato di casa Shuttle, che porta come aggiornamento principale la presenza del Celeron J1900. Vediamo un attimino il case nella parte esterna, le dimensioni sono circa 25 cm x 6 cm x 3,8 cm, quindi un prodotto molto contenuto come potete vedere, molto leggero e compatto. Nella parte frontale abbiamo l'unità ottica, la predisposizione per unità ottica, perché ovviamente non è preinstallata, dovremmo andarla ad installare noi se vogliamo, una porta USB 2.0, slot per le memory card e pulsante di accensione e reset, come potete vedere, con LED integrati. Non so se si riesce a apprezzare nel video, comunque è molto bello. Il case è tutto forato, come potete osservare, perché? Perché si tratta di un sistema fanless, non ci sono ventole all'interno, come vedremo tra poco, e quindi abbiamo un sistema di aerazione passivo attentamente curato e sviluppato. Per questo Shuttle prevede un'installazione verticale di questo case tramite l'apposita basetta che vedremo verso la fine del video quando andremo ad installare, oppure tramite un accessorio optional disponibile sullo store che ci permette di attaccare il case nella parte posteriore dei monitor che hanno un attacco VESA. Quindi potremmo installare il case nella parte posteriore dei monitor. Nella parte posteriore invece del case abbiamo una connettività abbastanza buona, porto USB 3.0, 2.0, connettività per il monitor, connettività LAN e uscita e ingresso audio. Abbiamo poi anche la possibilità di utilizzare il cavo di sicurezza per legare il PC eventualmente a una postazione. Connettore per alimentazione, vi faccio vedere l'alimentatore che è molto compatto, eccolo qui, un alimentatore piccolo che è, diciamo, è tipico dei ultrabook o dei vecchi netbook, come potete osservare, assolutamente compatto con un connettore classico. Andiamo ad aprire il case, abbiamo già tolto la vite per velocizzare la procedura, come potete vedere c'è soltanto una vite nella parte posteriore che tiene chiuso il case e i pannelli laterali si smontano sfilandoli verso l'esterno. Ecco qui, questo è uno, andiamo a togliere anche l'altro ed ecco qua l'altro. Allora, all'interno, eccoci qua, abbiamo un dissipatore fanless che nasconde il Celeron J1900, si tratta di un processore quad-core, architettura Bay 3D, quindi praticamente un'evoluzione dell'architettura che aveva caratterizzato i primi Atom. Il processore è operante alla frequenza di 2 GHz con una modalità turbo che lo spinge fino a 2,41 GHz. Abbiamo uno slot di DDR3 SODIMM da 1,35 V, non è possibile installare memorie da 1,5 V, quindi bisogna prestare attenzione a questo aspetto. Capacità massima 8 GB su un solo banco, ovviamente. Integrato poi, ecco qui, abbiamo un modulo Wi-Fi BGN che ci permette di collegare in wireless il nostro Slim PC, quindi molto comodo. E qui, nella parte anteriore, abbiamo la predisposizione per l'unità di memoria da 2,5 pollici che può essere un disco o un SSD. Noi utilizzeremo, come vedremo tra poco, un SSD. Nella parte posteriore emerge il dissipatore nella parte alta che ci aiuterà a raffreddare il J1900 tramite un flusso verticale d'aria e poi abbiamo un aspetto interessante. Questa porta USB interna, eccola qui, che ci permette di collegare che cosa? Ci permette di collegare una pennina USB fondamentalmente, ma non tanto una pennina di archiviazione, quindi una pennina da 16 giga per esempio, o comunque una pendrive generica, quanto più che altro qualche pennina che permette di espandere le funzionalità, come ad esempio una pennina per la ricezione della televisione, oppure anche un'altra pennina wifi o via dicendo. Infatti, nella parte posteriore, proprio in concomitanza della porta USB, è possibile tramite questo piccolo dischetto di plastica removibile aprire un'apertura per far passare l'antenna di un eventuale pennina espansiva. Sopra, ecco qui, c'è la predisposizione per l'unità ottica, anche qua si tratta di un'unità ottica slim, quindi tipo quella che troviamo nei notebook, quindi insomma non si possono usare componenti tradizionali. Andiamo a vedere quindi l'assemblaggio. Beh, assemblaggio molto semplice, noi abbiamo comprato ovviamente un banco di RAM specifico per questo portatile da 1,35 V, l'installazione classica viene esattamente come quella dei banchi di RAM e notebook, e poi il disco rigido che è in questo caso un SSD casa Crucial e va installato sull'apposito frame. Una volta fatto andremo semplicemente a connettere l'SSD alla slot e fissare il tutto con tre viti. Per quanto riguarda l'assemblaggio, vi devo subito segnalare che vi occorrono dei cacciaviti molto piccoli, le viti sono tutte assolutamente piccole come testa e quindi servono dei cacciaviti d'elettronica fondamentalmente,
Se non li avete e siete intenzionati a comprare questo SlimPC, fatene, compratevi prima, perché sennò diciamo che avvitare e svitare diventerà un'avventura. Allora, andiamo a avvitare le tre viti che bloccano l'unità. Il case è completamente realizzato in plastica ed è abbastanza delicato, non dà una particolare sensazione di robustezza. Anche mentre stiamo avvitando queste viti, con la facendo pressione sulla base su cui avvitiamo, frette tantissimo, diciamo che dà un po' una sensazione di adesso si rompe, ecco, diciamola così, no? Però, insomma, non dovrebbe essere particolarmente un problema, in quanto tendenzialmente è una cosa che si fa una volta e poi non si fa più. Allora, andiamo a chiudere lo slot, il case nella parte posteriore, ecco qui, e poi nella parte anteriore. C'è un senso ovviamente i due pannelli, perché, come vi faccio vedere tra un secondo, i due pannelli si sovrappongono sull'altro e quindi vanno montati in un certo ordine. Ecco qui, vedete, c'è una chiusura che li mette in incastro, e poi tramite una sola vite nella parte posteriore andremo a chiudere completamente il case. Abbiamo poi anche un tappino in gomma, come potrete vedere nelle foto presenti sul sito, che va a chiudere questa vite, nasconderla, e quindi ci permetterà, diciamo, di rendere un po' più bello da vedere il case. La base, eccola qui, non ve l'ho fatta vedere, una base molto pesante in metallo, che renderà sicuramente stabile il case. Ci sono due piccole guide che la centrano, e poi tramite un'unica vite centrale questa va a bloccare il case e a renderlo un pezzo unico e stabile. Esteticamente, come potete vedere, è una soluzione comunque sia piacevole, ecco, carina sicuramente. Qualitativamente il prodotto è ben realizzato, ben rifinito. L'unico aspetto da un punto di vista qualitativo è appunto una sensazione di non particolare resistenza del case, che flette, come potete vedere, molto facilmente, complice sicuramente l'utilizzo di plastiche e dell'estrema foratura e apertura del case per permettere una dissipazione completa e funzionale del sistema. Nelle prossime pagine, nella recensione, scusate, nei prossimi giorni sul sito www.extremeorder.com vedremo le prestazioni di questo Celeron J 1900, tra cui anche delle prestazioni grafiche. All'interno integra una versione con 4 unità della HD4000 fondamentalmente, quindi di settima generazione mi sembra, delle GPU Intel. Quindi, se siete interessati a uno SlimPC, non perdete la recensione completa con prestazioni, benchmark e informazioni termiche. Quindi continuate a seguirci, sono tutto a parte lo staff.